stare fermissimo. Se hai messo poi i piedi così, perfetto, bravissimo. No, vabbè. Quando vuoi. Allora siamo con l'anima della squadra, il capitano è sempre colui che spronica un pugno e butta il cuore oltre l'ostacolo. Sì, abbiamo iniziato finalmente la stagione, il gruppo è molto buono secondo me, sia dal punto di vista tecnico che morale, quindi dopo starà a noi venire al campo con la voglia quotidiana di crescere attraverso il lavoro. Daniele, siamo a Castelderio, al Galletto, una struttura che vi ospita, il campo è molto vicino, c'è la piscina, insomma si stanno gettando le basi per fare un altro grande campionato. In più anche il clima sta dando una mano perché non è caldo come l'anno scorso, quindi no, qua si sta bene, le basi come da te sono buone, ti ripeto, dopo sta a noi avere la mentalità giusta, cioè quella di volersi migliorare quotidianamente attraverso il lavoro. I nuovi compagni, insomma, quali sono le prime impressioni? Le prime impressioni, ti ripeto, molto buone, perché al di là delle qualità tecniche, secondo me ci sono anche dei valori umani, quindi impressioni molto buone sicuramente. Che stagione dobbiamo aspettarci da questi Molese? Ma la stagione secondo me sarà una stagione buona perché il gruppo, ti ripeto, è un gruppo valido su tutti i punti di vista, quindi avremo anche la maturità di sapere che dobbiamo guadagnarci ogni domenica tutto quanto attraverso e tutto passa attraverso il lavoro settimanale. Vi spaventa un po' il fatto che il livello sicuramente quest'anno sarà più alto? Ma per me deve essere, per noi deve essere uno stimolo questo, il fatto l'anno scorso abbiamo fatto un buon campionato e dobbiamo avere come stimolo la voglia di migliorarci, e il fatto che sarà un campionato magari di un livello più alto ci deve servire da stimolo. Facciamo un saluto ai tifosi, Daniele. Ciao a tutti e stateci vicino.